Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io, sono Jurassic World Zone 10 e oggi siamo qua nuovamente su Stone Block 3, dove ci siamo lasciati nello scorso episodio, dove stiamo farmando un po' di materiale per la Super Infinite Ultimate Stew, eccola qua, dove stiamo farmando cose per questo signore qui. Allora, qui il nostro sistema di creazione, come vedete, sta funzionando, nel senso che qua siamo arrivati a 5000. Ora, hamburger, non so, non si chiama hamburger, patty forse si chiama, esatto, patty, siamo a 161k patty nel mentre, visto che ovviamente questo mondo è stato su un server e continua quando noi non siamo presenti all'interno della serie. Quindi abbiamo patty e possiamo quindi autocraftare i panini, in teoria. Possiamo autocraftare i panini? Sì. Sì. Allora, fermi, facciamo una cosa tattica. Dirt. Allora, facciamo una cosa tattica di questo tipo, che così evitiamo che si riempi tutto il resto di schifo. Ok, perfetto. Così abbiamo solo ciò che ci serve. Qua abbiamo barbecue on a stick, ok, quindi onion, tomato e cooked chicken, ok, quindi inseriamo qua dentro onion, ok, onion, giusto, sì, onion, ok, e le spara qua dentro, perfetto, tomato, ok, che non ne abbiamo tantissimi in realtà, però si possono duplicare, perché ne abbiamo così pochi, non li stiamo duplicando? No, sì, sono qua. Tomato. Ah no, ok, no, sì, no, non sono pochi, in realtà sono tanti. Ok, errore mio. Ok, tomato e pollo, quindi chicken. Anche questo qua 58.000, perfetto. Tac, ok. E stick, in realtà. Stick, ok. Ora, la mia domanda è la seguente. Tu come fai a fare il crafting? Il go out buffer, ok. Remember, forget. Cioè, tu vai dal primo all'ultimo? Domanda. Perché se fosse così, potrebbe non essere fantastico. Ah, ok, non hai neanche energia in realtà, quindi... Ah, tra l'altro, boh, ma solo a te manca energia, ok. Allora, attiviamolo, perfetto. Ok. Fast, slow, no, slow va bene. Ok, perfetto, così fa il crafting magico. Ok, così stiamo craftando barbecue on a stick al momento. Ok. Perfetto, quindi abbiamo qua abbiamo fatto, questo abbiamo fatto, chicken sandwich l'abbiamo fatto perché si può duplicare. Hamburger bisogna fare adesso. Ok, quindi lo spariamo qua dentro. Dove ci servono altri oggetti? Dove questo possiamo toglierlo? No, perché sennò si riempie. Ok, perfetto. Ok, allora, onion va bene. No, ho buttato via qualcosa che serviva, tipo ultimate, questo, logistical, mechanical pipe, no. Logistical transporter, secondo me ho lanciato dentro. Bene. Ora, sì. Ah, facciamo questo. Posso fare questa cosa? Mi lasci fare questa cosa? Sì, perfetto. Ok, apply hamburger. Ok, keep, ok. Allora, onion c'è. Abbiamo questa. Ci serve bread, beef e cabbage. No, tu mi hai fatto prendere paura. Bread, beef e cabbage. Bread. Ok, che ne abbiamo 83m, quindi secondo me lo duplichiamo da qualche parte. Forse, verifichiamo, perché sì, ok, qua. Ok, quindi qui bread, ok, che lo metti qui, perfetto, quindi remember, perfetto, quindi abbiamo bread, cabbage, che non duplichiamo, però possiamo, visto che è duplicabile, quindi lo facciamo subito, e lo facciamo qua, a questo punto, sì. Perfetto, quindi abbiamo cabbage duplicabile. Facciamo così al momento. Allora, aspetta, facciamo così. E posso dropparli? Ok, sì. Ok, sì. Ok, ah, no, ok, così non li sta droppando in realtà. Vabbè, niente.
Va bene, rimarrà così. Ci serve lo storage bus qui. Ok, che colleghiamo qua. Bam, ok, quindi cabbage adesso ne abbiamo infinity praticamente. Quindi non l'abbiamo preso in mano, certamente. Ok, tra l'altro questo qua è già pieno, quindi in realtà non bene. Cabbage. Qua mettiamo cabbage, giusto? Forget, remember. Perfetto. E ci serve beef patty, quindi beef patty. Ok, che ne abbiamo anche di questi un po', in teoria. Non possiamo duplicarli questi, purtroppo no, quindi facciamo così. Facciamo così. Anzi no, facciamo così, facciamo forget, facciamo così, facciamo remember. Ok. Così stiamo craftando gli stick e gli hamburgers. Perfetto, quindi due cose ci siamo in realtà. Ma possiamo renderlo più lento, domanda? No, così è ancora più fast in realtà. Vabbè, ok. Allora, quindi abbiamo fatto hamburger. Ok, poi cosa ci serve? Bacon sandwich. Bacon sandwich che si fa con queste cose qua. Allora, secondo me... Ah, quindi sta cosa qua la possiamo togliere perché tanto è inutile, purtroppo, perché ci sono troppi crafting da fare, quindi non è così fattibile. Allora, questo in realtà ci basta aggiungere il bacon. Cosa non facile, perché bisogna... Ah, dalla raw pork chop. Ok, quindi questo si fa dalla raw pork chop, sempre nella cutting board. Pork chop 1.2m, ma non la stiamo sicuramente duplicando, quindi non bene. Ok, tra l'altro qua stavo facendo questa operazione, ma a questo punto possiamo anche rimuoverla. E qua siamo stracarichi in realtà, purtroppo siamo già al massimo, quindi situazione malvagia. Ok, sì, situazione brutta. Allora, qua possiamo liberare tre blocchetti in realtà, quindi male in realtà, abbastanza male come situazione. Allora, qui tra l'altro qua adesso, vabbè, siamo così veloci, secondo me tipo patti e cose e robe così le finiamo abbastanza in fretta. Gli stick li stiamo duplicando. 136.000. Secondo me sì, perché li vedo aumentare in realtà, cioè scendono però poi aumentano di colpo, quindi... O comunque no, ma ne stiamo farmando talmente tanti da qualche parte che probabilmente non ci serve duplicarli. Ok, quindi lì in realtà siamo safe. Allora, no, ci serviva bacon sandwich. Sì, ci servono un sacco di quelle robe qua in realtà, purtroppo. Sì, purtroppo ci servono una tonnellata di queste cose qua. Allora, bacon sandwich che si fa con questo, con la raw pork chop. Allora, questo sconnettiamolo intanto, che non ci serve. Ok, vabbè, rimane incasinato, ma non è un problema, tanto prima o poi le consumeremo tutte. E storage bus invece mettiamo. Dov'è storage bus? Ok, quindi storage bus. Tac. Ok, quindi qua abbiamo questo. Poi, qui mettiamo... Allora, qui ovviamente mettiamo altre manine, mettiamo. Quindi mettiamo qua la manina piazzata nel posto sbagliato, quindi top. Vabbè, piazziamola qua nel verso sbagliato, tanto abbiamo capito che in qualche modo molto randomico possiamo girarla in realtà. Ancora non ho ben capito come, ma questo è un dettaglio in realtà. Ok, boh, vedete, cioè tipo così si è girata. Non so, ripeto, in che modo riesco a girarla, ma schiacciando a caso a un certo momento si gira nel verso corretto, quindi noi schiacciamo a caso, vediamo. Vedete, boh. Non ha troppo senso, ma va bene così. Allora, qua però non ha il coltellino, oppure sì. Sì, però perché non glielo dai? Non ne hai più? No, ce li hai sicuramente qui. Zero. Ah, perché zero? Use stock diner craft. Ah, ti ho insegnato a craftarlo? Importante. Secondo me no.
Secondo me non sa craftare. Anzi, facciamo, vediamo così. Diamond knife. A parte che ne abbiamo una tonnellata. Craft? No, sì, in realtà sì. Perché allora... Questo cos'è? Storage bus? Export bus? Match any? Split damaged items? Non so cosa abbia fatto. Diamond... Non so cosa abbia fatto, ma... Ne ha craftati 32, quindi... Va bene. Ok. Quindi direi che va bene così. Ok, poi abbiamo Pork Chop, che piazziamo qua. Quindi tac. Quindi tac. E qui dentro bisogna fare... No, ho già fatto per tutti, perfetto. Benissimo. Bisogna solo collegare questi qui. Quindi facciamo con gli shaft. Ne prendiamo due. Ok, mettiamone sempre due, ripeto, perché secondo me uno non è di sicuro sufficiente. Ok, qua adesso tra l'altro sono anche disorganizzati, però vabbè. Ok, no, facciamo così che almeno abbiamo il bacon adesso. E deve essere cotto però il bacon, mi sa di sì, secondo me sì. Anzi, non è secondo me, è sicuramente cotto. Cooked bacon, esatto. Cooked bacon, allora qua facciamo così. E... Posso fare una cosa a più livelli? Sarebbe comodo in realtà, però secondo me no. Vabbè, possiamo lasciare questa in realtà. Oppure possiamo mettere... È che qua stiamo consumando già una tonnellata di canali in realtà. Qui non ce n'è... Non posso metterne più di uno, vero? Fuzzy car, crafting card. No, perché crafting card? Crafting card. Perché? Cosa fai con la crafting card? While item is crafting. Ah, ma va là? No, no. Oh no, non so cosa ho fatto, ma non era giusto. Ok, no, ci serve bacon, quindi bacon. Ok, non questo, ma questo ci serve. Questo possiamo, vabbè, teniamolo per ora. Ok, in realtà è abbastanza rapido, come vedete. Nel senso che, vabbè, ce ne dà sempre uno o due in realtà. E... Il bacon, vediamo, usage, serve a qualcosa questo qua, non cotto. In realtà no. Non serve assolutamente a niente, quindi potrei fare un altro tubo, semplicemente così, input anche di qua, che mette dentro questi. Tanto questi qua devono semplicemente entrare in realtà. Quindi sì, ok, facciamo... Tac. E acceleration card e capacity card, però vorrei anche capacity. Non ce l'abbiamo, sarà qua dentro allora. Capacity card, teniamola in mano, che tanto. Boom, ok. Round robin. Ok, qua attacchiamo il cavetto rosa. Tic. Tic. Ok, così lo spari dentro al massimo tu, perché. Ok, ecco qua, esatto, succede sta cosa quando si disconnette. Ok, qua, esatto, carichi al massimo il bacon. Tanto in teoria dovresti essere fast, in teoria. Quindi dovresti riuscire a fare entrambe, teoricamente. Forse. Vediamo se si sta diminuendo. Okay. L'importante è che diminuisca, perché deve farmi questo più l'altro crafting. Allora, il bacon non ci serve a niente, giusto, abbiamo detto. Si può solo cuocere. O no? Non è così, purtroppo. Fermi tutti, non è così. Ok, non è così. Quindi questo già diventa più complesso. Questo già diventa più complex. Situation complex, diciamo. Allora, complessa in realtà fino a un certo punto, perché volendo... ogni volta che tocchiamo la farm qua si scassa, come sentite. Allora, beh, per fixare intanto questo possiamo fare questo. Purtroppo, non, ripeto, non è giga efficiente, ma male. Purtroppo ci serve per forza fare così. Level emitter. Ok, ne prendiamo, dai, 32 va bene. Qua, ripeto, non è assolutamente efficiente. L'emit when above.
qui mettiamo export bus, mettiamo questo, mettiamo acceleration card e mettiamo questi. Ah no, serve anche una redstone card ovviamente, che non abbiamo. Secondo me però abbiamo qua, sì. Ok, serve una redstone card e deve essere active with signal. Ok, quindi bam, ok. E qui abbiamo questo, quindi doppia cosa abbiamo. Qui volendo se ne può fare un altro in realtà. Quindi qua volendo, anzi, preconfiguriamolo già perché di sicuro ci servirà. 5000 di non so cosa, ma di sicuro ce ne servirà un altro. E quindi qua ovviamente anche qui canali utilizzati infiniti. Ok, possiamo risparmiare dei canali là sopra in realtà per i coltelli, nel senso che se metto delle ceste qui così ogni due risparmiamo e poi colleghiamo tutti con un tubo, secondo me risparmiamo un sacco di canali così, quindi vorrei provare anche a fare questo. Ok, allora abbiamo il bacon, ok, abbiamo anche quello cotto in realtà a questo punto, quindi andiamo qui in fondo. Qua tra l'altro i canali pieni, vero? 31 su 32, quindi sì. Qua il crafting sta procedendo. Allora, facciamo così i bacon sandwich, che si fa con bacon, ok, cooked bacon, ok. Quindi qua facciamo così, tac, bacon sandwich, esatto, che sai già fare tutto, più cooked bacon ti serve, quindi forget questo, no, e si può stoppare, ok, sì. Bacon, ok, io voglio che tu metti questo qua e sì, bacon, ok, abbiamo ancora uno spazietto, in realtà forse si può utilizzare per altro, vediamo. Remember the current setup e riattiviamo. Ok, qui adesso fa questi tre crafting, perfetto. Si può duplicare magari questo, no. Tutto ciò che si può duplicare ovviamente dobbiamo duplicarlo, eh. Ok, qua ci serve mutton in realtà extra, quindi questo però si può duplicare, quindi mutton. Ok, domanda, si fanno altri crafting con questo row? Extreme crafting si fa cosmic meatballs, questo row in realtà, questo vabbè. Sì, si fanno cabbage rolls, sì, si fanno cose, sì, si fanno altre cose. Quindi duplichiamo questo non cotto, direi. Tra l'altro perché 30, abbiamo spazio ancora per uno? Sì, 31 su 32, ok, vabbè, piazziamone ancora uno, allora poi ci penseremo. Allora, bam, qui attenzione che si danneggia tutto ovviamente. Ok, e servono gli upgrade anche? No, ok, tac, e sì, cooked, no, questo, bam, ok, e servono ovviamente gli upgrade, quindi upgrade, questi al massimo, ta, perfetto, questa redstone, non so cosa faccia qua, possiamo metterla giù, anche gli stick, e questa dobbiamo cuocerla, quindi... Ok, in realtà. E... sì. Possiamo fare una cosa di questo tipo. Secondo me. Allora, qua cosa passa qua? Questa cosa qua cos'è? Ah, ok. Allora, possiamo fare una cosa del genere, secondo me. Esatto, tanto... che non è bellissimo, sono d'accordo, però non ci interessa in realtà. Ah, è che questo qua non sarà mai pieno in realtà, però vabbè, non ci interessa lo stesso in realtà. No, questo voglio sganciarlo, facciamo così. Ok, allora facciamo una cosa di questo tipo. Io farei, possiamo portare la corrente di qui, perché non vorrei metterlo là in realtà, cioè sarebbe comodo metterlo là, ma questo in realtà deve sparare fuori, quindi... sì. Beh, oddio, in realtà volendo possiamo portare la... i cavi, eh. Forse è meglio. Sì, forse è meglio. Domanda, test.
Anzi, no, non ci serve fare questo test. Usiamo i. Cos'è? I sorter, come si chiamano? Sorter, questi usiamo. Esatto, non ci serve fare nessun test. Allora, facciamo così. New filter, item stack, blu. Save, no item, hai ragione. Questo, save. Perfetto, quindi tu fai così. Poi qua magari lo mettiamo spostato e vediamo. Ok. Allora, qua facciamo questa cosa qua, direi. Passiamo qua. Ok, e qua ci piazziamo qui, in fondo qua, direi. Ok, no, qua dobbiamo andare indietro in realtà, quindi facciamo così. Ok, bam bam bam. Ok, perfetto. Allora, qua facciamo così. Andiamo giù ancora di uno. Ok, qua mettiamo un'altra bellissima Smelting Factory. Sì, che la craftiamo subito. Ok, quindi fa questa. Ta ta ta. Questa. Tac ta ta ta. Questa. Tanto in realtà abbiamo quella roba qua. Non so quando l'abbiamo craftata, ma ne abbiamo un tot, quindi non è grave. Ok, tac. Bam, perfetto. E sì. Allora, tu diventi così, ok. Così sei troppo efficiente, però. Devi spararne minimo 1, massimo 1. Ok, size mode, save. Ok, devi spararne uno alla volta. Cycle between all connected inventories. Ok, deve fare questa cosa non efficiente di spararne uno alla volta, perché deve avere tempo di scuocersi sostanzialmente, quindi... Ok. Poi facciamo, elimina tutto, input da sopra, output da sotto ovviamente, perfetto. Upgrade. Speed, muffling e energy, ok, li mettiamo tutti, quindi vediamo come va. Allora, muffling, ah, così smette di far rumore, energy, ok, e a massima velocità, perfetto. Ok, così teoricamente dovrebbe essere troppo lento, esatto, vedete che... Arriva fino a mai con troppo calmo. Possiamo anche aumentarglielo in realtà. Vediamo appena si svuota tutto. Vediamo quanto è veloce. Perché così se ne sta caricando due. Perché questo qua lo metto autosort. In realtà sarebbe meglio così. Li riempie tutti in questo modo. Così può craftarne più alla volta. O in realtà possiamo lasciare anche autosort off. Così ne usa solo quelli che deve usare in realtà. Però autosort off vedete, riempie sempre il primo in realtà. Quindi autosort on lasciamo. Ok, così li sistema lui in automatico. Ok, così stiamo facendo cooked mutton in automatico e va bene. Qui possiamo metterne ancora uno, se non sbaglio. Giusto, sì, esatto. Perfetto, facciamo allora questo mutton wrap. Ok, che si fa così. Qua abbiamo finito il ok. Il bacon. Ok, qui facciamo... Activate così si ferma. Ok. Qui io dovrei fare una cosa diversa. Mutton dovrei fare, esatto. E dovrei fare questa cosa. Posso farlo? Posso forzarlo? Sì, posso forzarlo, perfetto. Ok, e tu devi spararlo dentro, perfetto. Ok, così abbiamo... altri crafting da fare. Ok, così fai un po' di crafting tu in automatico, vai, continua. Tra l'altro slow, mi fa piacere che slow sia così iper veloce, ma ok. 4 crafting qua mi sa che di più non possiamo farne, a meno che utilizzino altre cose, ma non penso. Ok, qua ne fa solo 2, quindi in realtà possiamo anche aumentarlo, nel senso che possiamo dirgli minimo 2, massimo 2. Salva, vediamo. Così spara, ne spara a gruppi da 2. Ok, ne occupa 4. E... ogni quanto arriva. Ok, no, il crafting in realtà lo fa in modo strano, perché arriva e smette. Vabbè, lasciamolo così intanto. Tanto, ripeto, non deve essere un crafting perfetto istantaneo. Dumplings. Ok, adesso qua ci serve questo nuovo strumento. Cooking. Che diventa panico, però la facciamo dopo, intanto facciamo questo. Milk, che possiamo duplicarlo in realtà. Patty possiamo usare, beef patty. Io userei, ordine, in realtà possiamo usare anche la beef.
Beef. Ah, però non è cotta. Vabbè, però possiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto qua. In realtà. Ah, però qua adesso abbiamo in mezzo. Beh, possiamo fare così, in realtà non ci interessa. Possiamo espanderci verso dietro. Ah, facciamo così. E sì. Ok, ci allarghiamo qua un attimino. E qui attenzione che rischiamo di scassare tutto, però. Ok. Ok, perfetto. Così almeno qua dietro abbiamo tutto lo spazio che vogliamo. Ok, sì. Allora, qua facciamo anche questa cosa, questo punto. Facciamo così. Spostiamo anche questa qua dietro, allora. Ultimate Logistical Transporter. Ok. Allora, tutti sganci, ti sganci. Perfetto, tutti sganci. Ok, così poi possiamo metterne altri nel caso dovessero servire. Sì, ok, qua facciamo così. Qua facciamo la striscetta magica. Esatto, tanto possiamo usare i colori in realtà e quindi easy. Però in realtà... sì, ok, possiamo usare i colori, esatto, che tanto devono andare sempre nello stesso posto, quindi va bene. Quindi qua facciamo così, esatto, lo tiene in mente com'era, perfetto. E dobbiamo metterlo al quarto, quindi questo qua, 1, 2, 3, 4. Ok, ci serve un logistical, il sorter. Logistical, non so se sia logistical, ma... Ok. Allora, new item, item stack, blu, raw beef, con minimo 2, massimo 2, size mode on, cycle between all connected inventory. Ok, e così fa doppi crafting. Volendo, si potrebbe ottimizzare la cosa. E perché non li sta più assorbendo adesso? Ok, questo non è buono. Volendo si potrebbe ottimizzare la cosa e dirgli di fare solo questo sostanzialmente per raw mutton, metterne un'altra in parte per fare solo gli altri. In realtà, proprio volendo, però qua non sta tirando dentro, però qua. Come mai? Ma oddio, secondo me è meglio che lo... Sapete che è meglio che tipo lo facciamo? Cioè, se facciamo una cosa del genere, no? Secondo me può essere convincente. Così almeno li teniamo separati. Ok, green. Size mode no, facciamo 0, 0, save. Anche qua, size mode 0, 0, off, salva. Ok, così lo riempie al massimo, perfetto. Esatto, ok, così ecco riesce anche a gestirlo, tra l'altro, quindi perfetto. Perché ha lo stesso crafting. E qui io crafterei un'altra, allora, di un'altra smelter, dove mettiamo solo l'altro crafting. Così è anche molto più efficiente, in realtà, Quindi... ottima, no, un'ottima cosa. Tanto ripeto, in realtà al momento come si chiamano questi? Control circuit. Riesci a craftarne 10.000? Sì che riesci, grazie. Perché mi sa che dovremmo utilizzarne un po', quindi vorrei averne un po', ecco. Anche di queste fanne 1.000. E queste ultimate cosa, no, questa ce l'abbiamo già, questa dobbiamo fare, anche di questi io ne farei, no, ne abbiamo già 1.000 di questi, abbiamo già fatto questa cosa in cui ci servivano, ho detto craftiamone 1.000, tanto di solito faccio così, quindi. E alloy ci serve anche, questa ce ne sono già, vabbè, craftane altri 3.000 direi, salva. E di questi ne craftiamo 3.000, anche di questi. Di questi 1.000, perché costano di più. Bene così, signori. Ok, abbiamo anche qua Ultimate Smelting Factory. Quindi facciamo così. Facciamo via, input, output da sotto. Molto bene. Autosort. Facciamo output, quindi ta-ta, input, tac. Ok, così usiamo lo stesso cavo per portare sostanzialmente qua tutte le farm. Anche se qua bisogna mettere gli upgrade perché... già noiosa. Upgrade. Ci serve muffling, questa e questa.
In realtà quella dell'energia, volendo, possiamo anche far senza metterla, volendo, però noi la mettiamo tanto che così consuma meno, perché cioè consuma comunque una tonnellata, perché 1.80 kF sono due, sono, no, in realtà FE non è RF, però è comunque tanto, quindi va bene così. Ok, comunque qua il crafting lo sta eseguendo, diciamo, quindi easy. Allora, dicevamo, dobbiamo fare questa cosa qua. Che ci serve? Milk e potato. Usage. Ovviamente qua questa servirà per fare altri mille milioni di crafting, di sicuro. Vediamo se è vero. Esatto. Quindi ci serve la potato, quella non cotta, e anche qua la spariamo dentro. Però ora mi sa che non abbiamo più... No, ne abbiamo ancora uno. Ne abbiamo sempre uno da usare. Ma se continuiamo a piazzare, ne abbiamo sempre uno. Ah, ne ha craftati già 1000. Ok, grazie. Va bene, finché ne abbiamo sempre uno da usare, io sono contento. Non so da dove dove stiamo recuperando queste cose da usare, ma va bene così. Comunque, poi, in caso, se qua ci serve, possiamo portare ovviamente un altro cavo. Cosa che in realtà è prima o poi comunque da fare, perché ci serve, quindi... prima o poi è da fare. Allora qua facciamo così, via. Allora potato, tac, abbiamo anche tiny potato mask, così giusto come easter egg nel caso qualcuno interessasse. Ok, allora qua facciamo così, e anche tu ovviamente devi fare sempre sorter, quindi sorter, perfetto, bam. E qua mi serve una di queste, quindi tac, perfetto. Cycle between all inventory, item stack, colore ciano, tac, save. Ok, ovviamente tu in questo momento non puoi sparare da nessuna parte, ma va bene così. Ok, ma è corretto così, perché devo creare ancora adesso un'altra di queste, un'altra smelter devo fare. Quindi facciamo così, tac. Di questi ne abbiamo ancora, steel casing, ne abbiamo 800, quindi direi che non è un problema. Ok, sì, qua in realtà, ripeto, si può gestire in qualsiasi modo, noi abbiamo deciso di gestirlo così, perché secondo me è più facile, volendo, si poteva fare in mille altri modi diversi, quindi se non siete d'accordo e volete voi farlo in maniera diversa, si può tranquillamente fare. Quindi è solo per... non abbiamo fatto quelli... No, ho cancellato qualcosa. Non so cosa, ma ho cancellato qualcosa. Control circuit. Ah, c'è un motivo per cui mi hai annullato questi? Non lo so, va bene. Ah, questi si sono auto annullati di nuovo. Forse sono quelli che ho annullato io, mi sa. Può essere. Forse sto facendo fare un po' troppi crafting. C'è anche questo dettaglio. Potrebbe esserci anche questo piccolissimissimo dettaglio, però... alloy? No, non hai nessuno ancora da fare. Ah, accidenti. Possiamo craftarlo manualmente? Secondo me sì, però vorrei evitare... oh no, si fa qui dentro, quindi no, non si fa manualmente. Vabbè, intanto va bene così, la potenzieremo poi dopo, tanto al momento non è un problema. Tanto la vediamo quella non potenziata, perché non è viola, ma è di questo colore qua, bluette. Quindi anche qua upgrade serve, quindi upgrade sempre. Questo qua tra l'altro dovrei craftarne altri, craftarne 1000, grazie. Allora 8 8 8. Ok, upgrade, perfetto. Qua mettiamo ultimate logistical transport. Qua li scolleghiamo. Ok, qui mettiamo ciano. Pac. Tac. Perfetto. Ok, così anche qui adesso facciamo le baked potato. Ok, qua facciamo così. Tac. Perfetto. Quindi in teoria qua stiamo producendo anche le baked potato. Ci serve anche il milk in realtà. Milk che dovremmo anche qua duplicare, ma io farei le boccettine, perché secondo me è più facile. Secondo me è meglio. Più che altro, esatto, sono già fatte apposta per gli altri crafting, quindi io farei le boccettine. In questo caso però abbiamo ovviamente finito gli spazi. 31 su 32. Ah,
Non li abbiamo collegati? Ah, perché certo non li abbiamo collegati. Ci serve che queste cose siano nell'Applied? Sì, perché dobbiamo fare i crafting dopo in realtà, quindi... Quindi sì, purtroppo ci serve. Però vabbè, in realtà, no, quindi non è così male in realtà, perché vuol dire che possiamo... Ok, però intanto possiamo iniziare a predisporre la zona, diciamo. Intanto possiamo iniziare a predisporre, preposizionare il tutto. E qui mettiamo questo. Tra l'altro questo qua, Fading Energy Collector, è esagerato per quello che dobbiamo fare, ma a noi non interessa. In realtà a noi non interessa, perché non sta... Ok, no, ho sbagliato tasto. Piccolissimo dettaglio. Ah, ok, duplichiamo Milk Bottle. Tra l'altro, oh esatto, queste qua sono staccabili male, quindi c'è anche questo dettaglio in realtà. Ok, infatti è già pieno. Sì, però possiamo mettere questi e diventa non più pieno. Ta 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 ta. Ok. Sì, esatto, purtroppo queste qua si staccano male. Nel senso che mi dice quante posso averne, fammi vedere. No. 537 milioni. Non è troppissimo. Ok, però qua per esempio, ok, crafting qua sono esauriti. Ok, di onion vedete che non ne produciamo tantissime in realtà, cioè qua le fa ovviamente, ma non così tante, quindi ne produciamo un po'. Quindi qua è un attimo lento. Forse no, forse ne abbiamo ancora, però. No, ne abbiamo ancora in realtà. Però vedete come scende in rapidità il numero. E qua ovviamente poi il crafting rallenterà, ma intanto li stiamo pre-craftando. Ecco, qua il bacon tra l'altro. Bacon. Non è, è quasi arrivato a ricraftarsi, quindi ottimo. E tutti quegli schifi che abbiamo qua dentro nell'app, tutta quella roba qua dovremmo gettarla via in realtà. Dovrei fare una zona in cui autogettare tutto lo schifo che abbiamo, perché l'app si sta un po' riempiendo di schifo, ammetto che è così. Ok, abbiamo da fare queste cose qua che sono facili in realtà. Purtroppo dobbiamo poi lavorare con questa roba qua, cooking pot. Anche qua bisogna capire come si automatizza, perché tutti questi crafting si fanno con il cooking pot, quindi anche qui bisogna metterne tanti in realtà. Da tagliare però non c'è nient'altro, mi sa, eh. Oh no, questi. Oh no, oh no, vabbè, ok. Questi facili in realtà, quindi... Ok, questi. Oh no, raw salmon. Oh no, vabbè, ok. Però esatto, tante robe si craftano. Vabbè, a parte... Oh no. Ok, si può duplicare. No, no, stavo dicendo non si può duplicare. Perché non le abbiamo già duplicate queste cose qua? Ci siamo dimenticati, mi sa. Oh, blaze cake è impossibile da fare. Blaze cake è difficile da fare, però. La lava si può duplicare. E quelle robe qua, anche questa, no. La netherrack sì. Questa è complicata. Però si fa col pulverizer, quindi ok. Quindi diventa meno facile. Cioè diventa meno difficile. Però signori, è ancora lontano. Cioè siamo a pratica quasi a metà, diciamo, del crafting. Perché fino a qua tutto è craftato. Fino a mutton wrap tutto è autocraftato. E da qua inizia il bruttume con questa roba qua. Col cooking pot, vediamo se ce l'abbiamo anche già. Cooking pot, sì, ne abbiamo già due tra l'altro. Che si possono anche duplicare, quindi io farei una cosa tattica. Riduplicherei, così ne teniamo uno stack in mano. E vediamo come poter automatizzare il tutto. Cosa, ripeto, non facile. Oh no, si craftano in questo modo magico. Non sono staccabili, mi stai dicendo. Oh no. Mi stai dicendo una cosa così bella? Oh, non sono staccabile. Fantastico. Ok, comunque dobbiamo lavorare in realtà per capire come automatizzare il cooking pot, che mettiamo sempre qua. Da lì a qui sarà zona pot. Qua nel caso serva possiamo fare ancora una fila di autocrafter, quindi easy in realtà. E qua, ripeto, abbastanza facile in realtà la situazione, però vediamo. Vediamo, qua possiamo già potenziare la... No, ancora neanche uno, anche uno, ok. Quindi abbiamo purtroppo i cooking pots. I cooking pots. Comunque vabbè, va bene signori. Non è assolutamente un problema. Da Jurassic World 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi a questo ancora fatto. E noi signori ci vediamo direttamente al prossimo episodio da Stone Block 3. Quindi signori, ciao a tutti.